Devo dire una cosa che non riguarda questo esercizio. Via, Io vai. ho preso dall'approccio al cane da letto nel 2021, però non ci ho dato, l'ho guardato solo una volta perché ho avuto dei problemi seri, anche economici, perché ho avuto un piccolo problema, insomma, se non sto a entrare nel dettaglio. E quindi ho dovuto un attimo abbandonare il settore game, anche se lo seguivo da anni. Però quest'anno, nel maggio, giugno di quest'anno, ho cominciato a prendere quasi tutti i tuoi corsi, perché ho deciso di riprendere, no? In modo tosto. E quello che mi ha svoltato, al di là dell'approccio alla camera da letto, che è fondamentale per tutti, diciamo, e anche traduttore donna uomo, è stata la conversazione magnetica. Perché ti spiego, in tutti, io ho visto anche altri corsi di altri coach così, c'è sempre un blocco nel censurarsi. Non so perché, da quando ho iniziato a studiare il game, in realtà avevo peggiorato. Riguardo, perché io prima già facevo per conto mio, no? Il campo già da anni lo facevo e avevo iniziato a studiare il game e insomma non so per quale motivo dico, ma qui queste cose mi hanno peggiorato la situazione. Invece conversazione magnetica, quando tu dici non censurarti, io dico, quella è, al di là di tutti i corsi, è la chiave di tutto. Cioè, ovviamente ci vuole anche tutto il resto. Ma quello è la chiave di tutto, il non censurare, perché quello vuol dire che hai acquisito la vera sicurezza dentro te stesso. E quella è la chiave che ti apre a tutto. Perché se sai non censurarti, puoi approcciare chiunque vuoi. Ma lo dico sul serio, perché io da quando ho capito quello, sono entrato l'altro giorno a prendere delle medicine, un po' di tosse così. Dalle farmaciste, su due farmaciste, su due farmacie, ho fatto il non censurare, cioè mi sono lasciato andare, le ho magnetizzate. Ma non lo dico per vantarmi, sono rimaste lì. Allora dico, quella è la chiave di tutto il game. E quando ho iniziato a studiare il game, dopo anni di pratica mia, diciamo, i coach, con le loro manie mentali, avevano messo il contrario, cioè censurati. Io bisogna stare molto attenti nella seduzione che insegnano in giro, perché in realtà il messaggio che passano è censurati. Invece tu hai detto non censurarti. È proprio l'esatto contrario. Quindi la differenza è sostanziale. Io lo dico per tutti, eh. Fregatevene, sbattetevene le palle. Fregatevene. Diceva D'Annunzio, me ne frego. Non lo diceva Mussolini, lo diceva D'Annunzio. E D'Annunzio era uno basso e pelato e trombava come non trombava nessun altro. Perché diceva, me ne frego. Che vuol dire non censurarsi alla fine. Dire con congruenza. Va bene, aveva anche altre cose. Ma se uno fa poi il corso, queste cose le trova lo stesso. Non è che. Allora, ribadisco, tenetevelo a mente, è fondamentale questa cosa qui. Io ho molta esperienza di campo, anni, ma questa cosa qui è quella fondamentale, è quella che mi ha sempre bloccato. E questa è la chiave di tutto, perché lì la sicurezza in te stessa. Blocchi quello, dopo il resto ti viene da solo. Cioè, chiaramente c'è la formazione, che quello è un grande aiuto, fondamentale, ci vuole. Però è quella la chiave, tutto lì. Secondo me è lì. E Sì. poi, vabbè, un attimo, sono un attimo uscito dal seminato, però mi faceva piacere dirlo perché siamo tra le ultime lezioni di questo, no, dal vivo. Abbiamo appena aperto le porte al circolo privato che ti trasformerà in un maestro nell'arte di conoscere e far sesso con nuove ragazze approcciate dal vivo, di giorno e in discoteca, stando a stretto contatto con me, Luca di Approcciala.it e tutti i coach ufficiali per 3 mesi. Tutto questo è il Mastermind d'Elite. 10 posti disponibili in totale e le iscrizioni chiudono il 20 febbraio. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni.